Lo stencil è una tecnica decorativa che con la sua semplicità di esecuzione permette di creare disegni e decorazioni di straordinario effetto su diversi materiali. Si possono decorare pareti, pavimenti, mobili, stoffe, oggetti di arredamento e con un po' di fantasia trovare soluzioni per personalizzare arredi ed accessori della vostra casa. Di solito le mascherine dello stencil sono di materiale plastico, lavabile e riutilizzabile. Oggi parleremo della tecnica sulla stoffa. Questa va eseguita su tessuti naturali, come il cotone, la seta, il lino e così via. Prima di procedere con il disegno, il tessuto deve essere lavato e stirato. Applichiamo la nostra mascherina sulla stoffa con del nastro di carta adesiva, su tutti i lati. Scegliamo ora dei pennelli specifici di varie misure che, a differenza degli altri, avranno il mazzetto di pelo tronco. Ricordiamoci di tenere vicino a noi della carta assorbente per scaricare il colore in eccesso sui pennelli. Dopo aver preparato sulla tavolozza i colori per tessuto nelle tonalità scelte per il disegno, preleviamo un po' di colore e scarichiamolo con cura sulla carta. Inizieremo con il colore giallo e muoveremo il pennello all'interno del fiore. Le setole dovranno muoversi in modo circolare, senza staccarsi dalla mascherina. Coloriamo tutti i pistilli dei fiori. Ora procediamo con il verde e quindi scarichiamolo sulla carta. Iniziamo a sfumare dall'esterno verso l'interno sulle foglie. Creiamo un alone intorno all'immagine, tralasciando il centro. Sfumiamo bene tutte le foglie come possiamo osservare dalle immagini. Per avere qualche nozione sui colori e per tessuto è bene sapere che sono dei prodotti particolari. Sono a base d'acqua e una volta asciugati bene andranno fissati sulla stoffa con un ferro da stiro. Diventeranno indelebili. In questo caso è bene non diluirli con acqua, poiché sbaverebbero all'interno della mascherina. Anche le setole del pennello devono essere asciutte e preferibilmente si dovrebbe cambiare pennello per ogni colore usato. Prima di iniziare la colorazione sul tessuto, miceliamo bene i colori sulla tavolozza. Il pennello andrà tenuto sempre in posizione verticale e perpendicolare rispetto al lavoro. Si dovrà partire dai colori più chiari per arrivare gradualmente a quelli scuri, ricordandosi di lasciare sempre al centro del soggetto una zona più chiara per dare il senso della rotondità e tridimensionalità. Procediamo con il viola per dare colore ai petali. Sempre con lo stesso sistema sfumiamo i bordi dei fiori con movimento rotatorio e pennello aderente alla base. È importante non strisciare il pennello, altrimenti rischieremo di trascinare dietro la stoffa e di creare delle sbavature. Insistiamo di più dove vogliamo ottenere delle sfumature più intense. Se ci piace evidenziare l'effetto chiaro-scuro, si possono ripassare alcune zone con un colore di una tonalità più scura. Ricordiamoci che il colore appare quasi subito asciutto al tatto, ma avrà bisogno di circa 4 giorni per seccare completamente. Dopo 2 giorni possiamo stirarlo mettendo un foglio di carta assorbente sul disegno dal diritto. Poi giriamo mettendo la carta a contatto del disegno e stiriamo dal rovescio. Dopo questo procedimento possiamo tranquillamente lavare lo stencil a 30 gradi, meglio se a mano. Si può aggiungere un po' di aceto bianco all'acqua, almeno al primo lavaggio. Le mascherine per lo stencil sono riutilizzabili diverse volte. L'importante è lavarle subito prima che il colore si asciughi completamente. Si può usare per questa operazione una spugnetta e del detergente liquido con acqua tiepida. È molto importante anche la scelta dei pennelli, sarà meglio preferire quelli di buona qualità. Molti scelgono di utilizzare per lo stencil le spugnette o dei tamponi, come sempre tutto è soggettivo. Sulla stoffa sicuramente è preferibile utilizzare il pennello, poiché le setole penetrano meglio nelle fibre del tessuto impregnandolo di colore. Procediamo con ulteriori tocchi di colore.
Infatti useremo ora una terra di siena bruciata per evidenziare le zone d'ombra sulle foglie. Questo passaggio sarà eseguito sul bordo esterno del soggetto come altra variazione del colore. Continuiamo questo lavoro su tutte le foglie. Ricordiamoci che prima di posizionare la mascherina è opportuno misurare la lunghezza del disegno per stabilire se e quante volte dovrà essere ripetuto per completare la composizione. Scuriamo ancora il bordo dei petali con dell'altro viola, magari un po' più scuro. Tutte queste tonalità di colore non sono state scelte a caso, ma per dare profondità, rilievo, luce e movimento al disegno. Utilizzeremo anche della terra d'ombra bruciata per scurire ed evidenziare ancora intorno ai pistilli e ai petali. Sarebbe opportuno, per meglio approfondire questa materia, procurarsi un testo di educazione artistica o almeno avere una tavola cromatica. La tecnica dello stencil risale a molti secoli fa. Furono i popoli orientali ad inventare un modo adatto a riprodurre i disegni su varie superfici. Nel corso dei secoli ebbe periodi di particolare successo, come nel 600 con le carte da parati. In Italia, ancora oggi, lo stencil è una tecnica un po' sottovalutata, utilizzata maggiormente per le decorazioni country. Molto spesso è assente lo studio cromatico, infatti la teoria delle ombre e della luce, quella delle sfumature, non è curata abbastanza. Lo stencil su stoffa, ad esempio, riesce sempre a stupire, infatti i disegni ottenuti con le mascherine danno quasi l'idea di preziosi ricami a stampe fantasiose. Il nostro lavoro di colorazione è terminato. Togliamo delicatamente la carta adesiva e solleviamo la mascherina. Ed ecco, la splendida decorazione su stoffa terminata. Le fantasie dei colori e della composizione daranno alla nostra casa un tocco personale e sicuramente unico. Vi presentiamo la fantastica tovaglia realizzata con questo motivo ripetuto con composizioni adeguate della stessa mascherina. Abbiamo stuzzicato la vostra fantasia? Speriamo di sì. Parleremo ora dello stencil pittorico, e cioè quello a più battute. Infatti questo tipo di decorazione si esegue con 2, 3, 4 o 5 mascherine diverse da usare una dopo l'altra. In questo caso, infatti, gli intagli sono più distanziati tra loro e quindi non si corre il rischio di invasione con il colore sbagliato. Applichiamo la prima mascherina sul tessuto con la carta adesiva. Prepariamo i colori per stoffa su una tavolozza e con un pennello adatto prendiamo un po' di verde, avendo cura di scaricarlo prima sulla carta assorbente. Iniziamo a colorare gli steli e le foglie della composizione floreale. Continuiamo ora con un blu oltremare che tende al viola, colorando l'interno degli intagli sempre con movimenti rotatori, senza mai sollevare il pennello dalla base per evitare che il tessuto si sposti. È sempre necessario lavorare sui bordi della figura, senza colorare l'interno, per avere un senso di rotondità e luce.
Le mascherine a più battute hanno il pregio di evitare i ponti che caratterizzano lo stencil tradizionale e di ottenere effetti pittorici simili a un vero dipinto. Preleviamo dalla tavolozza un colore più scuro, in questo caso il nero. Diamo un effetto scurente sulle parti superiori delle campanule, che in questo modo acquisteranno profondità. I colori per stoffa si trovano in commercio con diverse densità. Quelli che renderanno meglio l'effetto saranno più densi e un po' compatti. La quantità sul pennello dovrà essere davvero minima e non si dovrà mai aggiungere dell'acqua per evitare che questi sbavino sul tessuto. Accendiamo le foglie con del giallo. In questo modo daremo luce e comunque un piacevole effetto cromatico sulla composizione. Il giallo che in questo caso abbiamo utilizzato è simile ad un'ocra gialla che sicuramente sarà più caldo di un giallo primario o un giallo limone. Solleviamo con delicatezza la mascherina. Abbiamo ottenuto così la prima parte del disegno. Utilizziamo ora la seconda mascherina. Per questa operazione dobbiamo stare attenti che tutte le parti coincidano. Ricordiamo che in ogni mascherina ci sarà una parte del disegno, ad esempio se nella prima avremo una porzione dei fiori e delle foglie, nella seconda e nella terza ci sarà il completamento della composizione. Dopo aver applicato bene la seconda mascherina, continuiamo a sfumare con il verde sulle foglie e sugli steli. In questo modo coloreremo quelle parti che nello stencil base rimangono bianche. Queste sono dette appunto ponti. Dopo aver sollevato tutte le mascherine avremo ottenuto un disegno unico e con effetto pittorico. Anche chi non possiede doti artistiche potrà cimentarsi in questo tipo di decoro. Proseguiamo il nostro lavoro colorando le campanule con il blu oltremare, sfumando sempre allo stesso modo. Una curiosità storica sullo stencil risale fino ai primi coloni americani che importarono questa tecnica. Divenne ben presto una moda di successo, tanto da spingere alcuni ad investire nella costruzione di fabbriche specializzate nella decorazione di mobili. Continuiamo a sfumare un po' di giallo sulle foglie, lasciando però sempre il centro dell'intaglio più chiaro. La via in effetti è semplice. La mascherina è ricavata da un disegno dipinto a mano. Una volta tracciato il disegno, si inseriscono i ponti, che stavolta verranno successivamente cancellati con cura, lasciando il disegno come era in origine, dipinto a mano. Terminata la seconda parte, solleviamo delicatamente la mascherina. Posizioniamo con la carta adesiva la terza ed ultima mascherina. Sarà quella che terminerà il lavoro e che ci permetterà di vedere il disegno per intero. Continuiamo a completare la nostra composizione, sfumando ancora sulle foglie e successivamente sulle campanule. Insistiamo di più con il pennello, dove vogliamo scurire maggiormente il colore. Come al solito, stacchiamo delicatamente la mascherina dal tessuto. Ora possiamo ammirare la nostra opera. Bella, vero? Vediamo inoltre altri tessuti e complementi d'arredo che si possono realizzare sempre con le stesse mascherine e molta della vostra fantasia. Queste bellissime composizioni floreali si possono realizzare facilmente e inoltre, se vi piacerà, potrete creare dei coordinati per la vostra casa. Giunti al termine di questo corso vi salutiamo e vi aspettiamo per una prossima tecnica decorativa.